Buonasera dal Pallarovagnati, benvenuti al derby da Paolo Virdi e Andrea Brambilla. Andrea Brambilla che tra un po' si impegnerà a dare le formazioni ed è questo il primo particolare della sera, ovvero le assenze. Se quella di Domenico Illuzzi era un'assenza ormai dichiarata e conclamata, c'è la novità di Juan Parrizza, il barbuto regalizia, così come lo chiamavano a Valdagno, ha una caviglia gonfia, il suo utilizzo potrebbe essere in forte dubbio. Quindi Amatori che è rimaneggiato, Monza che invece ha i 10 effettivi. Ora stanno entrando in pista le squadre, c'è grande tranquillità, un ambiente finora comunque ovattato con le tifoserie, che è sicuramente quella di Lodi e anche quella di Monza, nonostante la concomitanza del Monza Calcio si dà da fare. Per ora composte in tribuna i 184 sono i tifosi che hanno acquistato in prevendita, più i minorenni fino ai 14 anni si entra gratuitamente, e coloro che hanno acquistato qui a Monza il biglietto. Dall'altra parte anche l'angolo di tifo del Monza, abbiamo un centinaio tra Monza Club Libertà, dove si è festeggiato mercoledì la novità di un nuovo Monza Club in città. Insomma, questo è il contorno. Tra poco andremo a partiremo con la diretta, anche se siamo in ritardo di qualche minuto, perché le formazioni sono ancora in mezzo alla pista. Andiamo a vedere le formazioni. Il Lodi con Valentini Grimalte, il dorsale è il 12, Riccardo Cervi col 2, Andrea Malagoli col 6, con la fascia di capitano che ha ereditato Domenico Illuzzi. 14 Ale Verona, con il 16 un Lodigiano Doc come Mattia Gori, con il 19 Luis Guerrido, con il 66 Juan Parrizza, con il 77 il 2 Francesco Compagno e con l'88 Francesco Berinaldi, con il 18 Rubens Gini, l'allenatore ovviamente è Nuno Resende, terza stagione, fagione sulla panchina lodigiana per Nuno Resende, terza stagione e due scudetti. Per lui andiamo a vedere la formazione del Monza, è la classica Stefano Zampoli con l'1, Zucchetti con il 2, con il 3 Lazzarotto, con il 4 Marco Ie, con il 6 Martinez, con il 21 Polfrace, con il 44 Nadini, con il 7 Galimberti e poi Lorenzo Boldi al 10, allenatore è Tommaso Colamaria. Gli arbitri sono Massimiliano Carmazzi da Viareggio, Parolin da Bassano del Grappa, i due che vedrete sul parquet. Poi c'è Simone Brambilla, terzo uomo, e il quarto Andrea Grittini da Novara, new entry tra le giacchette questa sera, verdi fluo. Insomma, il Lodi che è sceso dal primo al terzo posto con l'ultimo pareggio, tra l'altro agguantato con la rete di Malagoli proprio sul finire, il Monza che invece si mantiene sesto. Bisogna arrivare almeno settimi, e anzi, se queste due squadre arrivassero così all'ultima giornata, quella del 29 dicembre, ci sarebbe giusto a Trissino, se della prossima finale, un Lodi Monza. Andrea Brambilla. Sì, sarebbe una partita sicuramente incredibile. Ormai contro Lodi comincia a essere una storia lunga. Monza che per una ragione o per l'altra, comunque con Lodi ha quasi sempre perso. Fortuna vuole che mi rimangano negli occhi e nelle orecchie la partita mitica in cui riuscimo qui al Pallarovagnati a portare a casa una grandissima partita. Sì, esatto, il 2 marzo 2016, 8-5 che abbiamo ancora nel cuore. Speriamo di ripeterci. Insomma, queste sono le parole di Andrea Brambilla, che è la mia voce tecnica ormai in questi due anni di commenti, ma è il presidente del Team Serra, due scudetti, una finale scudetto. Ora vediamo le formazioni con Guerrido che va a provare subito la tenuta dei gambali di Zampoli, Martinez, Oie, Polfranci e Zucchetti. Dall'altra parte Grimalt, Guerrido, Checco Compagno, Malagoli e Alessandro Verona. Questo è il quintetto dell'Amatori Lodi. Dunque siamo partiti da 35 secondi con il tifo del Lodi che già ha iniziato a farsi sentire. Ora vediamo Polfranci con Compagno che va a toccare la pallina e quasi a scipparla al ragazzo nato a Beglianurgale, cresciuto nell'Alpicat in Serie A2 spagnolo. Ora Malagoli da fronte a
Julian Martinez che va a togliere la pallina. Eccola, quella che potrebbe essere l'arma della sera, ovvero la ripartenza del Monza. Zucchetti rientra sul rovescio, Grimaldi col guanto e compagno quasi viene lanciato al contropiede. Questo potrebbe essere il tema tattico. Il Viareggio la settimana fa è venuto a non giocare, nel senso a far fare la partita al Monza. Questa sera invece i canoni potrebbero essere quelli proprio preferiti da Colamaria, ovvero il no di fare la partita e il Monza giocare in transizione. Sì, sicuramente è un Monza che deve fare tesoro di quello che è successo una settimana fa. Ovviamente non è la stessa, sappiamo bene che i due tecnici si vogliono un gran bene, si rispettano tantissimo. Le due società, non a livello di tifoseria, ma le due società sono molto amiche, collaborano spesso insieme. È da dire che questa sarà una partita molto più dinamica, credo, di quella che abbiamo visto la settimana scorsa. Lodi non si accontenta ovviamente di far fare la partita al Monza, e Lodi è una formazione che generalmente tende a essere molto molto a quattro ruote motrici o a otto ruote motrici, se vogliamo dirla hockeisticamente parlando. Bisogna vedere come va avanti la partita, se il Monza avrà le possibilità di trovarsi davanti a Grimaldi. Dunque il Monza ora con Matteo Zucchetti per un 70 presenza a 21 anni e sono già almeno 5 le stagioni nelle quali gioca in Serie A, 1, 3 a Monza, 1 a Pieve con il Pieve 0-10 e un'altra dove è nato, ovvero a Prato. Lui ha 15 anni esordito, addirittura in Coppa Cerf, intanto Capitan Maragoli va con un tiro accompagnato, c'è Martinez che caccia la pallina al compagno, la tocca via Marco Ie, ma è ancora nella disponibilità del Lodi, con ancora vediamo Ale Verona, punta Martinez, lo deve tenere, gira dietro porta, Verona cerca di beffare quello che è il portiere nazionale Under 20, quello giovanile Zampoli, ma interviene molto bene un altro cresciuto del Prato, ovvero Stefano Zampoli, che sta giocando una grande stagione, quella di Stefano Zampoli. Basta ricordare, per chi magari non seguisse abitualmente le vicissitudini del Monza, una squadra giovanissima che ha l'età media in assoluto più bassa della Serie A, ovvero 20.1 anni, e generalmente giocano ragazzi come Lazzarotto e Galimberti che ne hanno 17 di anni, giocano a volte come Atriscio, anche titolare. Attenzione alla ripartenza dell'Odi, ma la gol di Martinez, eccolo qui Julian Martinez. Per farvi un piccolo esempio, per chi vi segue abitualmente da Lodi, Julian Martinez è un giocatore alla Franco Platero. Attenzione sul raso terra di Chierido, il rovescio, il raso terra di Luis Chierido, è bravo Stefano Zappoli a non essere beffato. Il Monza ora con Paul Franci, c'è Chierido che con le lunghe leve va a fermare il ragazzo dal piccato. Attenzione che il tuo compagno lo scarico, la sassata di compagno, e forse possiamo scrivere la prima palla gol su questo tiro secco di compagno. Ora Chierido con Paul Franci, attenzione, potrebbe essere uno dei temi della partita, ovvero la fatemela passare lentezza di mettersi in moto di Chierido, non che sia lento Chierido perché non è assolutamente lento, però la velocità del brevino come Paul Franci. Ecco, adesso avete capito quello che vi stavo per dire, ovvero è velocissimo compagno, e Paul Franci prende un fallo, ma dopo 4 minuti e 11 Tommaso Colamaria spende il primo time out. Esatto, e i due si stanno, Paul Franci e Checo Compagni, si stanno studiando, hanno iniziato subito uno contro l'altro, in alcune occasioni è prevalso Checo Compagno, adesso Paul Franci è riuscito a andare via lungo la balaustra e ovviamente il fallo molto evidente, Carmazzi non ha avuto dubbi. È una sfida ovviamente scoppiettante tra due ragazzi cresciuti anche qui in Brianza, che vedo che comunque hanno un dinamismo incredibile, oltre ovviamente a una storia, a una possibilità di crescita enorme in campo hockeyistico. Sì, intanto mentre il presidente vi stava parlando, io cercavo di capire quello che diceva Colamaria a Marco Ie, a Julian Martinez, che diceva non dobbiamo andarli a prendere, almeno ho cercato di capire il labiale mezzo spagnolo e mezzo pugliese di Colamaria. Credo che abbia chiesto una tattica un po' più attendistica per non scoprire il fianco agli amatori, e quindi probabilmente non vedremo il solito Monza che andrà a prendere la squadra avversaria dall'altra parte della pista, ma potrebbe anche aspettare un attimino il Noia, per dire ha sofferto 50 minuti il Montenegro e altrettanti, insomma, squadre di valore europeo che hanno sofferto tantissimo contro questo Monza. Ora Zucchetti che prova ad andarsene. Un altro tema è la sfida tra colossi come Chierido e Zucchetti, per Zucchetti che stanno già 7 reti, mentre
l'Amatori può ripartire con Capitan Malagoli, perché è compagno che ha giocato due stagioni proprio qui a Monza, 51 reti per lui in maglia, scusate, 91 reti per lui in maglia bianco-rosso-blu. Ora Malagoli punta Martinez, tiro rovescio, bravo ancora Zampoli, dall'altra parte praticamente Grimaldo l'ha ancora toccato pallina. Ora Ale Verona si libera sul destro, eccolo qua, sul dritto Ale Verona, sono passati 4:50 e l'Amatori è passato in vantaggio, un blocco, un tiro centrale, Zampoli non ha nemmeno visto partire, Lodi è avanti. Sì, esatto, bellissima azione, Verona è venuto fuori praticamente dal nulla, Zampoli, come già era successo settimana scorsa nell'ultimo purtroppo gol di Davide Gavioli, non ha visto partire la pallina. Altrettanto fa adesso Zucchetti, però fa buona guardia Grimaldo, col guantone nel suo set ben coperto. C'è dunque il classico gol di Alessandro Verona, ovvero un blocco in uscita e il tiro secco di dritto, lui che è un po', passatemi questo termine, tira come Franco Amato, tanto per farvi capire, uno dei pochi giovani che non carica tantissimo col bastone, tra il momento in cui carica e quello del colpire la sfera non passa troppo tempo. Ora Giulia Marriese va a cacciare la palla proprio a Ale Verona e Lodi ha il tema tattico favorevole, ovvero è passata in vantaggio, ma anche meritatamente dopo 5 minuti, e qua il Monza ha fatto tanta fatica. Ora Marco Ie, qui Ale Verona, aggancia Ie, per Carmazzi non c'è niente, il Lodi può giocare un 4-3, vediamo Verona, attenzione che punta Zucchetti, mette in mezzo e attenzione a Andrea Malagoli che da due passi ha rischiato di mettere dentro Querido, da lontano la spizzata, questa volta è in Zucchetti, la sua sfera esce. Presidente, neanche il Benfica ha messo così in difficoltà questo Monza. È un Lodi che è partito molto bene, lo dicevamo dall'inizio, infatti con la Maria ha subito cercato, contrariamente a quelli che sono i suoi standard, ha subito cercato di accorciare la squadra. Questo non è servito perché comunque sono venuti subito dopo il time out a pressare altissimo, esattamente come fa il Monza sostanzialmente nelle sue partite. Bisogna vedere se adesso si riuscirà a penetrare questa difesa lodigiana che appare molto ben piazzata. Sì, eccolo qua, gioco dietro porta! Malagoli che la prende un po' troppo sotto, gioca 2 Verona Malagoli, altra occasione, soffre tantissimo il Monza, Martinez che con compagno lo ferma e hanno giocato anche una stagione insieme, Giulia Martinez e compagno, l'ultima di compagno, la prende Martinez ora col Franci con Verona che vince anche questa partita, è un gladiatore Alessandro Verona, è davvero uno dei tre migliori probabilmente giocatori italiani insieme a Coco e Domenico Illustre. Ora Ale Verona, protezione della palla, scarica da lontano, Nuno Resende non è che l'ha studiata bene, l'aveva studiata benissimo questa partita, credo sia stato in piedi le notti per guardarsi questo Monza del suo amico Cola Maria, non che Tommaso abbia fatto meno, però insomma il Lodi sta giocando veramente molto bene. Ora c'è un blocco di Zucchetti che si porta via compagno Verona a quella parte, cercano molto le palline in mezzo, ma eccolo qua il Monza con Zucchetti, la palla resta lì e Martinez che non riesce a deviare, dunque il Lodi questa volta si salva male anche nella gestione dell'ultimo passaggio, Zucchetti e la sfera che trova la base, il pallone a destra di Grimaldo, lo spaventa, però mette la testa fuori questo Monza. Sì, secondo me comunque il Monza deve rischiare, deve tornare a giocare da Monza, perché comunque con Lodi non deve avere paura di perdere. Bisogna, infatti adesso vedo che la squadra si è un po' allungata, addirittura Martinez è andato a prendere il giocatore direttamente nell'area del Lodi. Ora 17:23, siamo 1-0 per l'Amatori Lodi qui al Palazzo Bagnati, sul team service car decide però ancora al quarto di Ale Verona. Arriva una conclusione, non l'ho capito. Mamma mia, sembrava un passaggio, in realtà è partito gancio veramente ben fatto, fortuna vuole che Zampoli avesse lì il gambale, perché sennò sarebbe stata, dicevamo, un minuto fa di come tra la conclusione, carico il tiro, passi una frazione di secondo, eccolo qui ora il Monza che prova a
da arrivare dalle parti di Grimaldo, ha fatto tanta fatica, curata sempre molto bene la parte difensiva da parte dei giallorossi. Ora c'è un fallo netto e chiaro da parte di Chierico che cinta Marco Ie, la punizione è un metro fuori dall'area di rigore, attenzione perché è una buona punizione a due con Zucchetti. Oie non la giocano per il tiro secco, non viene provata la battuta di Zucchetti che è un grande tiratore, per lui 8 gol già in questa stagione in carriera in maglia Monza, 70 presenze e 41 i gol per Matteo Zucchetti, e appena compiuto 21 anni. 70 presenze e 40 gol, quando hai appena fatto 21 anni ti viene sempre un po' da riflettere su dove potrà arrivare Matteo Zucchetti, ma in questa partita ci sono tanti talenti di questa Italia. Uno è Malagoli che tira, trova il bastone di Oie, ma poi prende la ribattuta, per lui 7 reti nelle ultime 3 gare, sicuramente l'uomo più in forma dei giallorossi. Poi ovviamente quando indossi una fascia di capitano come quella dell'amatore, insomma il senso di responsabilità non è che si raddoppia, viene triplicato. Ora ancora Malagoli, Martinez, ma compagno va a sboccare, a recuperare questa pallina, compagno la mette in mezzo. Oie perde Malagoli e al minuto 9 e 0-0 il Lodi ci porta comodamente sul 2-0. Sì, e anche stavolta una bellissima azione che si è sviluppata sulla sinistra di Zampoli, palla che arriva a mezz'aria praticamente, è un grandissimo gol, un grandissimo assist, un grandissimo gol. Forse anche stavolta un Marco Ie che è stato un po' troppo distante da un Verona che da quella posizione sbaglia molto 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 di rado. E dunque c'è il gol del 2-0, Malagoli se non erro, il gol Malagoli. Il 2-0 su assist di compagno, ma ha fatto tutto lui perché è andato a sradicare una pallina e gliel'ha messa in mezzo. Marco Ie qua, possiamo dire sempre tutto il bene del mancino di Reus, questa volta dormita colossale, l'uomo gli è passato dietro la schiena, il comodo tap-in al volo. A pallacanestro si direbbe un backdoor, ma qui c'è la dormita della difesa e dunque sofferente Marco Ie che è uscito malconcio dalla partita di Sandrigo, è stato fermo quasi 3 settimane, è rientrato a Montreux, va a fatica ancora a trovare la condizione. Ecco Tommaso Colamaria che incomincia nella con la girandola di cambi. Il primo a finire sul cubo, a finire in panchina Zucchetti, e c'è Davide Nadini dunque in pista per il Monza con Galimberti pronto su lui, è pronto sì sul cubo dei cambi. Ora Martinez, Polfranci, Oie e Nadini, trazione decisamente anteriore per il bianco rosso blu, ma qui c'è un errore in alleggerimento anche di Martinez, è una cosa che non succede spesso vedere William Martinez che sbagli una pallina così semplice. Ora questa volta la sfera salta sul bastone di Martinez, lui Chierido attaccato a Martinez, attaccato a Marco Ie, il fallo è di Chierido, dice Massimiliano Carmazzi, falli di squadra in 10 minuti, 2 contro il Lodi, 0 contro il Monza. Polfranci carica ma non tira, c'è un blocco sul quale si schianta William Martinez, qui c'è l'errore ancora compagno, eccolo qua William Martinez che tutti conosciamo, quello che va a prendere la sfera e la recupera un po' alla vecchio, questo riguarda soprattutto i posi Lodi, al vecchio Franco Platero. Ora Martinez finta e scarica per Polfranci, il ragazzo questo semi sconosciuto, quando è arrivato lui lo scorso anno giocava all'Alpitati in Serie A2 spagnola, ma 2 anni fa col Manlleu vinse il campionato spagnolo battendo il Barcellona in finale con lo Under 20, segnando tra l'altro un gol. È un ragazzo di cui si parlava molto bene in Catalogna e sta facendo molto bene, solo 5 gol a 21 anni, è un ragazzo giovanissimo, ma anche col Viareggio ha giocato una partita veramente molto molto buona, gli è mancato solo il gol. Ora attenzione Malagoli perché l'Amatori ogni volta che scende da destra fa paura, e quello è il lato preferito, vediamo che verticalizza Martinez ma non segue nessuno, Martinez prende i pattini e poi dietro Ie che manca la porta in sostanza con Grimaldo fermo, c'era lo spazio sul palo, l'ha mirato, occhio a Malagoli con Polfranci che fatica nella fase difensiva, con Verona che parte di rincorsa e così non lo puoi fermare mai, gira dietro porta, alza e schiaccia, Verona si salva, Martinez se la prende col pattino e Parolin dice che è rigore, la sfera salta, non la prende col bastone e attenzione perché ci sarà un tiro di rigore per il Lodi, tiro di rigore che è quasi una rarità, senti questa statistica che ho recuperato,
Il Lodi ha avuto 4 rigori in campionato solamente in 10 partite, ne ha segnati 2 in Luzzi, è la prima volta che tira uno che non sia in Luzzi. Il Monza ne ha avuti 3, Nadine Zucchetti da Liberti è al 100%, Renaldo Ventura da solo ne ha tirati 7, Pagnini da solo ne ha tirati 8 segnandone 4, quindi in due squadre 7 non fanno i rigori tirati da Pagnini. Questa è una statistica che col nuovo sito della federazione riusciamo a recuperare, ma c'è Luis Guerrido sul tiro di dischetto. D'altra parte c'è Stefano Zampoli che la para, molto bravo Zampoli, sta praticamente fermo, ma se c'è uno che sa parare i rigori quello è Zampoli. E dunque il rigore di Guerrido con Tano Galimberti messo in pista e William Martinez che recupera la pallina. Vediamo Martinez, prova a beffare Grimaldo, ma da lì non gli segni mai. Al connazionale nasce 2 contro 1, compagno, chiude Galimberti, poi si trova la palla lì Guerrido, è rientrato Galimberti, c'è Nadini, Galimberti, Martinez e Polfranci, praticamente Martinez da difensore, Polfranci, Galimberti e Nadini come attaccanti. L'età media è 19 Nadini, 19 Zampoli, 17 Galimberti, 21 Paul Francis. William Martinez, un vecchio, con le sue 29 primavere, il capitano, il dottor Martinez, che sono state laureatosi. Ed eccolo qua, il gol di Francesco Checco, compagno. Quando mancano 13 e 33 alla fine, il suo rovescio. Zampoli non si muove, Amatori la mette il cassaforte per adesso, perché manca 13-33 alla fine del primo tempo. Il Lodi è nettamente padrone di questa partita. Sì, un Lodi che sta giocando al meglio delle sue possibilità, un Monza che fatica a arrivare in porta e sta cercando una manovra, però in realtà un Lodi piazzato a livello di difesa veramente in maniera impeccabile. Rende veramente una difficile qualsiasi manovra, in questo caso Nadini va raddoppiato, quasi sempre vengono raddoppiati i giocatori nell'area del Lodi, quindi è veramente difficile portare avanti la manovra. Adesso ancora Verona non è arrivato col bastone laddove con Zampoli battuto. Vediamo se il Monza riesce, e adesso un Monza che secondo me sta un po' perdendo il senso tattico della partita, perché è già la seconda volta che Polfranci non trova altro che il tiro. Adesso questa volta invece è venuto molto meglio. Un lavoro di Matteo Galimberti molto buono dietro porta, l'assist per Martinez, e Martinez che non riesce col piatto a infilare il time out ancora con la Maria, e dopo a metà esatta del primo tempo, quindi 12:30, il primo quarto di partita, c'era andata con un dominio dell'Amatori Lodi avanti 3-0. Non penso si è giocato il time out a un minuto, si gioca anche il time out a 30 secondi, e se c'è una squadra che è in gas è proprio il Lodi. Attenzione, ci davano buon Farisa per infortunato, ma Farisa è in pista e c'è il cambio con Malagoli in panchina, e Farisa spedito in campo da Resende. Dall'altra parte con la Maria prova anche la carta Pietro Lazzarotto, dunque Lazzarotto, Galimberti, Martinez e Nadini con Zampoli. Questa è la squadra per 4 quinti che ha giocato l'Europeo, la finale dei campionati europei lo scorso settembre in Portogallo. Ha perso 3-2 in finale con la Spagna, ovvero Zampoli in porta, Galimberti, Lazzarotto, Nadini, manca Checco compagno che gioca dall'altra parte. Questa è la squadra che ha giocato titolare la finale di un campionato europeo Under 20. Dunque tanti giovani, sempre bello da vedere qua al Pallarovagnati, però Parolin fischia, siamo esattamente a 12:30, quindi come dicevo il primo quarto di partita se n'è andato con l'Amatori in totale possesso della gara. Ora Verona che salta tutti, l'Amatori Lodi è davvero in gas. Questa è la mattonella di Galimberti, la sua conclusione è buonissima. Grimaldo sbaglia perché vuole accelerare i tempi su Verona, ora deve provare a fare partita. Attenzione a Pietro Lazzarotto, un ragazzo di 17 anni sul quale si punta moltissimo lo stesso Mariotti, proprio con quella nazionale Under 20 l'ha portato ed è cresciuto tantissimo da quell'Europeo. Ragazzo che ha una grande attenzione difensiva, forse gli manca qualcosa in fase offensiva, anche su quello ci sta lavorando, perché ne ha 17, fa la quarta liceo e anche con buoni voti, se è per questo. Qua Galimberti, prova la Veronica, Galimberti, Grimaldi, arriva la prima palla gol della Monza, ci mette 13 minuti e ci vuole un po' di freschetto dei tuoi giovani, presidente. Sì, ci vuole un Monza che abbia un po' più di genio e sregolatezza come quella che siamo stati abituati a vedere fino a questo momento. Non dobbiamo fare
il gioco che ci porta a essere un po' più nervosi, a fare il tiro sistematico. Adesso arriva quello di Matteo Galimberti, però fa buona guardia. Buona guardia Matteo Galimberti con Giulia Martinez, poi serve Nadini sul lato destro della pista, indietro a Giulia Martinez, e da centrocampo fa partire una delle sue mine incredibili. Non riesce Matteo Galimberti, se non adesso, a prendere palle e a ricominciare con il gioco da metà campo. Gioca a pista con Davide Nadini, l'ex giocatore del Correggio, scambia con Lazzarotto e Martinez in gioco a tre con Galimberti in mezzo all'area. Vediamo il taglio di Martinez, il blocco di Lazzarotto, un Monza che raramente gioca con i blocchi e con i tagli come in questa situazione. Probabilmente è uno attacco per attaccare il Lodi. Qua Martinez c'è il pallonetto di Guerrido, perché ha fatto una finta, l'ha sbilanciato. Guerrido ha messo la gamba, il suo gambone a destra, e così è caduto Martinez. 4 i palli contro il Monza, 0 contro il Monza, 4 contro il Lodi, quando manca 10:54 con Galimberti in possesso di sfera. Lazzarotto, il Monza che cerca di rimettersi in partita. Alessandro Verona fa ancora una cosa meravigliosa, salta netto Lazzarotto, e c'è questa volta il palo di Nadini che con il suo corpaccione tiene Verona qui. Adesso vediamo cosa dice Carmazzi. Dice si è buttato, e quindi ci sarà una ammonizione per Verona. Secondo me c'è il contatto, nel senso che Verona si è girato, la mano sulla schiena gliela ha messa. Ale Verona non è uno di quelli che simula, c'è una simulazione, il Lodi si giocò uno scudetto 3 anni fa. Sì, ma anche secondo me il contatto è stato, credo che abbia chiamato la palla alta, non ha fischiato, okay. In effetti sì, c'era stato un contatto, ha fatto gesto abbastanza evidente, poi Carmazzi era lì da proprio davanti, il dorso della mano, esatto, e quindi non sarebbe stato giusta la simulazione. Invece palla alta, punizione per il Lodi, ma spera ribattuta da Zampoli e in possesso di Julian Martinez. Vediamo Galimberti, il suo ingresso ha portato un po' di freschezza in questo Monza che ha bisogno di trovare profondità. Ora mezza finta e se ne va Galimberti, che lascia lì Farisa, poi Nadini si scontra contro Farisa, vediamo compagno da questa parte, Zampoli spaccata, se la trova quasi sulla conchiglia, occhio a Nadini, ma sporca tutto il bastone di Guerrido. Lodi è su ogni pallina, raddoppia sempre e spesso va via con la pallina. La condizione fisica del Lodi veramente straripante, l'assenza di Luzzi, ma non è che non si sente, Luzzi è lì seduto che sicuramente soffre, ma tra virgolette se la gode, perché il suo Lodi sta giocando molto bene, quando sei fuori soffri, ma se la tua squadra gioca in questo modo puoi anche essere tranquillo e recuperare con calma il rovescio. Di qua Farisa con la sfera che esce larga di una spanna, vediamo Parolin che va a dire qualche cosa, non so a chi, credo a Colamaria, e quindi c'è la munizione per Tommaso Colamaria. Parolin è inflessibile, e dunque niente cartellino, perché il regolamento non ti fa vedere il cartellino giallo, non ci chiede, ce lo continueremo a chiedere. Ma parlando del mondo dell'hockey, su tutte le piste tutti si domandano perché la munizione non fa vedere il cartellino giallo, non era vergognoso tornare indietro e dire vabbè rimettiamolo? Cosa cambierà mai? Diamo anche un po' di chiarezza al pubblico, soprattutto c'è gente anche a Monza che magari torna a vedere partite e non capisce. Insomma, questa comunque è una munizione. Luca Tommaso Colamaria, intanto è entrato anche Francesco De Rinaldis, uno che di esperienza ne ha veramente da vendere, il sarzalese De Rinaldis, Guerrido, Farisa e compagno. È andato a riposare anche Verona, attenzione con questa pallina velenosa, ma compagno è il primo ad andare a prendere la ribattuta. Se c'è una squadra che è veramente in gas, questo è il Lodi. Sì, è una Stefano Zampoli che secondo me ha sbagliato il rinvio della pallina, in questo caso avrebbe avuto il tempo per favorire Nadini che era lì nelle vicinanze, invece la pallina è stata buttata semplicemente in quel momento, giusto in quel momento passava Checo compagno. Anche adesso il passaggio di Pietro Lazzarotto finisce direttamente in panchina, grande preso al volo di Nuno Resende, però la pallina poi gli sfugge dalla mano. E dunque è il Lodi che dovrà battere quella sfera recuperata al volo da Nuno Resende. 8:54, 3-0 per l'amatore Lodi. Questa è un punteggio che già abbiamo visto nel match dello scorso anno, ovvero 1-0-3, quando finì così con le reti di Cocco, Malagoli e Verona. Sono riuscito a recuperare i marcatori che vedete non si trovano più online né sul sito di federazione né su quello della Lega, che ormai non c'è più, e dunque è già un problema andare a recuperare per i lavori i marcatori di questo
calci in questo sport, anche solo quelli dello scorso anno. 8:32 con il Monza che riparte con Julian Martinez, sia sul laterale Nadini, c'è il taglio di Lanzarotto che deve vedersela con le lunghe leve di Farisa, dall'altra parte c'è Martinez contro Cherido, sono ingombrantissimi i giocatori del Lodi. Parole indice che c'è un blocco di Martinez che in sostanza ha fermato sia Cherido che Farisa, no, e Nadini dall'altra parte. I suoi due palli di squadra contro il Monza in precedenza su Verona, e ora questo con Paul Franci e Marco Ie, i due catalani che sono sul cubo dei cambi pronti a entrare. Vediamo Galimberti che punta a Cherido, Galimberti che poi dice no, l'Amatori è già rientrato. Ma quanto va il Lodi? Ah, oggi è veramente una squadra incredibile, può solo in questo momento, credo che il Lodi abbia l'unica possibilità che ha il Monza di riuscire a contrastare il Lodi, in qualche sorprendere il Lodi su qualche palla sbagliata tipo quella che è appena venuta fuori adesso, ma è veramente un gran bel gioco. Abbiamo Oglie e Paul Franci sulla panchina pronti per essere cambiati. Nel frattempo un gran tiro di Galimberti dai 10-15 metri, Grimaldi sempre piazzato. Passo lentico al portiere campione del mondo con l'Argentina. Ora Julian Martinez che va a puntare e saltare compagno però lo riprende. Vediamo Julian Martinez, qui forse c'è fallo di Checo compagno, ma va Lanzarotto che la riapre per Galimberti, davanti a lui Farisa. Galimberti prova il bucata centrale, ma è un posto dove un po' infilati tra Farisa e De Rinaldi, perché da lì non uscirai mai con la pallina sul bastone, a meno che non ti chiami Elder Nunez. Attenzione a Farisa, fuori anche compagno dopo 19 minuti di ottimo hockey, e un gol, il 4 gol è questo, quello al 18esimo di Juan Farisa, che ne aveva segnati solo 3 finora, non doveva nemmeno giocare, invece Beffa con un'incursione sulla destra a Zampoli. Monza che ha fatto peggio oggi che nelle restanti 10 di campionato. Sì, Zampoli questa volta si è lasciato sorprendere, una palla relativamente molto veloce, ovviamente non si sta dicendo un tiro semplice, però un grandissimo tiro accompagnato di Juan Farisa ha sorpreso un po' Zampoli, o probabilmente credo che abbia toccato il bastone che non era completamente per terra, quindi favorendo così un raso terra che è finito in rete. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che le partite di hockey non finiscono veramente mai. Mancano 31 minuti e 40, può succedere di tutto, può impazzire Lodi, prendere magari un paio di blu, ma in questo momento Lodi è avanti 4-0 e domina per il lungo e il largo tatticamente e fisicamente la partita. Il fatto proprio che domini fisicamente forse è quello il segnale più importante finora con il ragazzo di Cola Maria. Ora mancano 6:26 prima del la fine del primo tempo con la Maria che dovrà cercare gli spettatori di provare a ridare entusiasmo e quadratura ad un Monza che sembra anche un po' privo di energie, forse anche le tante partite hanno pagato, e di sicuro un calendario che non propone nemmeno una sosta da qua fino alla finale di Coppa Italia, cioè a marzo se non ti qualifichi sicuramente non va a vantaggio neanche di chi fa le coppe, ma di nessuno, perché si gioca tre giorni prima di Natale e due giorni prima di Capodanno, e dunque un hockey che non trova neanche lo spazio per una pausa, chi ha un infortunato, chi vuole sistemare qualcosa, questo è impossibile. Ora Juan Farisa, l'apertura per Ale Verona sulla destra, la mezza Veronica si schianta contro Ale Verona, Paul Franci, ma è ancora Verona che è rientrato in pista, veramente dominante Verona, la sassata di Cherido Lu del pubblico a ragion veduta, quattro dita alla sinistra di Zampoli, provo Ie ma non riesce neanche a ripartire, e è la prima volta, 10 di campionato, 13 di coppa, è la prima volta che il Monza non riesce a ripartire in velocità. Sì, è intanto una bella azione di Matteo Galimberti, che credo che sembra il più ispirato tra tutti i giocatori del Monza, e adesso Carmazzi fischia un rigore abbastanza evidente per una spinta, c'era Julian Martinez pronto a cercare di ribattere in rete la palla passata da un Matteo Galimberti veramente molto molto ben ispirato. De Rinaldi si ha proprio tolto il bastone a Julian Martinez, tre rigori quest'anno al Monza e il 100% realizzazione da Dini, Zucchetti e Galimberti, con Tano Galimberti per lui quest'anno solamente due reti messe a segno finora. Vediamo Galimberti contro Valentin Grimalta, 17 anni per Tano Galimberti, lui 12, ne ha segnati solo di gol nella sua carriera che è brevissima,
4 solo nell'ultima partita con il Polonia che il campionato scorso. Ora dal dischetto Galimberti contro Grimalta, la parata, la sfera che resta lì e Grimalta che para anche questo rigore al Monza. Questa sera non riesce veramente niente. No, diventa comunque difficile, perché quando è un Amadori Lodi così ben ispirato, vediamo anche adesso che Armazzi fischia una palla alta, una parata che è carambolata sopra la testa di Rinaldi con un tocco probabilmente di Marco Ieo, di Giulio Martinez. È difficile in queste partite quando ci si fa forse un po' condizionare dal gioco dell'avversario, come ha fatto fino adesso il Lodi. Difficile anche venirne fuori. Credo che fino a questo momento l'unico sia un Matteo Galimberti, che però è da solo. Anche Marco Ie non ha quella solita verba che lo contraddistingue nel lanciarsi magari anche in contropiede in mezzo a due avversari. Questa è una cosa che oggi è un po' evidente durante questa partita. Tutte le difficoltà del Monza, che compagno controlla mare ma poi tiene bene, lui che questa pista la conosce molto molto bene. Ora esce ad una mano un po' la Freddy Lutz verso Ale Verona, che lascia lì anche Paul Franci, che mischia con De Rinaldi, che è già rientrato praticamente con Martinez da dietro. Verona anche questa va a togliere la disponibilità di Martinez, un tiro pulito Galimberti, il bastone ce lo mette compagno, non è palla alta, dice Parolin, ma Verona era di là un attimo fa, dall'altra parte è andato a chiudere triplicando Martinez, ma quanto va forte Ale Verona sul secondo palo con il passaggio di Parizza, questa volta non ci arriva, gli fa segno col pollice Ale Verona in gas totale. Paul Franci prova a metterla in mezzo ma non riesce, l'amatore è già dall'altra parte con Parizza che non è un fulmine di guerra, riesce a recuperare con Galimberti, prova un po' a correre ma dell'Odi sono già rientrati praticamente in tre, mette un taglio Oye e Martini si stavano guardando in faccia cercando di forzare il blocco da caso di Verona e la palla è persa. Monza non si capisce niente ma l'Odi sta facendo tutto alla perfezione totale. Sì, è un grandissimo amatore l'Odi, quindi a questo momento probabilmente credo che sia un po' la condizione mentale che adesso manca al Monza. Monza che anche adesso un Oye e un Martinez a centropista con un Galimberti che mette un diagonale che probabilmente andava sfruttato molto ma molto meglio. E invece oggi vedo che le cose non funzionano. Anche adesso Marco Ieri riesce a liberarsi sul lato buono dell'area. Ecco, anche qua Matteo Zucchetti. E questo c'era Parolin chiama subito il fallo su Francesco Compagno, un fallo di Paul Franci, un po' forse secondo me anche sta venendo fuori un po' si sta un po' incattivendo la partita per l'incapacità di questo Monza di riuscire a portare avanti un gioco un po' più determinato. Assolutamente, missile di Zucchetti, ribattuta da Grimalta, tappindi Paul Franci con Grimalta che fa ancora da muro. Paul Franci va a prendere un paio di nervosismo, lui che ha la garra, quella dei catalani. Intanto Zucchetti riesce ad andare a chiudere il rovescio di Alessandro Verona. Alessandro Verona che fa quello che vuole davanti e anche dietro. Sembrano due in pista i Veroni questa sera, ma uno non è il portiere, è lui. Grande Alessandro Verona, sta giocando una partita strepitosa. 3-16, 4-0 per il Lodi. Monza deve veramente cercare di resistere, di provare a imbastire qualcosa nel secondo tempo per provare ad avvicinarsi. Intanto c'è un blocco di De Rinaldis che non poteva levarsi da lì, perché lo spazio dietro la porta, se c'è Zucchetti, è quello. E quindi se vai per forza devi toccare l'avversario. Paul Franci, ma c'è un compagno che lo ferma. Zucchetti, poi vediamo Martinez e Farisa. Giulia Martinez esce, Marco Ie che punta il galiziano, un catalano contro un galiziano. Va De Rinaldis su Zucchetti. Zucchetti prova un sottocava, ma è lento, di facile lettura per De Rinaldis, che è un ottimo difensore. Ora ancora Martinez in rovescio, ora sotterra, fa il solletico a Grimalta. E guardate l'Odie di Lazzi, praticamente con un 3 contro 2, manca l'aggancio Verona, ci sarà il taglio di compagno, eccolo qua, il movimento centrale che di Farisa e di De Rinaldis, un sincronismi perfetti per il Lodi, una grande partita, resta per terra compagno, cosa fa? Teneva il bastone a Zucchetti, un blu a compagno, stava tenendo il bastone a Zucchetti, secondo me, non ho capito, gliel'ha preso. Zucchetti dice vabbè, mi hai tenuto il bastone, ah, perché gli è rimasto sotto la spalla, e Parolin ha visto compagno col bastone di Zucchetti, quindi blu, attenzione, parlavamo di situazioni
questa è una situazione, sei falli di squadra contro il Lodi, 3 soli contro il Monza, un tiro diretto per i padroni di casa con il blu per Checo Compagno, ma è un power play in caso di non segnatura, se c'è un'occasione nel quale il Monza deve mettere la testa avanti è proprio questa. Sì, sono le famose situazioni di cui parliamo spesso, dobbiamo cercare di fare in modo di sfruttarla al massimo. Vediamo, sono curioso di vedere adesso chi metterà, adesso se partirà un Matteo Galimberti molto probabilmente, perché vedo comunque un Monza un po' distratto per diverso. Quanto, sì, un Monza un po' diverso dal solito, un po' sicuramente influisce il fatto di giocare contro secondo campioni me, d'Italia rispetto ancora al Benfica, che è stata insomma la partita più con l'avversario più forte insieme al Forte dei Marmi, che fortunatamente ha fatto la partita che ha voluto, ma quel Monza era in un momento particolare. Questo Amatori è veramente la squadra più bella che abbiamo visto finora, ci manca Sarzana dei Miracoli e il Berganza è all'ultima, finora il Lodi in assoluto la squadra che è venuta soprattutto qui al Palo Rognati a giocare a migliore moche. Attenzione, uno di 17 anni come Galimberti contro Valentin Grimalta, un campione del mondo, vediamo cosa combinerà su questo tiro diretto che potrebbe rimettere un filino in partita il Monza. Galimberti contro Grimalta, vediamo il gancio Galimberti, Grimalta il suo guanto sinistro, secondo me Galimberti non ci è andato nemmeno convinto su questa pallina. Probabilmente sì, ha cercato, attenzione perché è Soccherido, ha cercato fino all'ultimo momento di portarselo via, però poi Grimalta ha chiuso benissimo. Sì, con Querido che fa reparto da solo, raddoppiato da Paul Franci e da Oye, che c'è il fallo fischiato da Carman, si prende anche un fallo. Querido gioca da solo con Galimberti che era su Verona, su Malagoli c'era Julian Martins, Malagoli è appena entrato in partita, il triangolo difensivo della, attenzione perché Verona si libera, poi quasi quasi tiro, invece saggiamente, questa è la maturità del grande giocatore alle Verona, attenzione con Paul Franci su di lui, deve uscire comunque, ci sono i 45 secondi, ne sono passati, ne mancano 28 ancora, ma sbaglia una pallina Querido e qua Galimberti con Grimaldi che va a togliere la sfera dalla disponibilità di Galimberti e poi Querido, un Lodi che davvero ha una fiducia tremenda in ciò che fa, ma recupera Oye, attenzione Paul Franci, Martinez, Grimaldi, Martinez e la sfera resta sui patini di Verona. All'Amatori non segni veramente mai questa sera, all'Odi non segni veramente mai. Sì, sì, veramente, un Mota che si è trovato quasi in difficoltà nell'andare a prendere Luis Querido, che era due uomini veramente sulla sì, sinistra di Grimaldi, sì, sembrava Mota una cosa... che non stanno seguendo la partita, in questo momento è un Monza poco, davvero poco dinamico. Vediamo adesso Marco Ye. Galimberti e Verona che para, Verona con lo scavetto, è spettacolo, ma veramente da standing ovation, se n'è andato sulla parata di Grimalta in meno di 2 secondi, Verona era dall'altra parte a giocare uno scavetto dopo che ha invitato ad uscire il povero Zampoli che stasera bersagliato da ogni dove con Marco Ye. Vediamo Galimberti con Marco Ye che punta Malagoli, c'è lo spazio per il tiro, Galimberti se è un extra pass, torna in 4 l'Amatori e ce l'eravamo immaginato, vero presidente Brambilla, che qua Galimberti si fa superare da Derinaldi in velocità, Malagoli contro movimento e Oye questa volta si salva, 17 secondi alla fine con un Lodi davvero straripante alla Paravagnati, un Lodi straripante con Galimberti e Oye. Mancano 5 secondi che addirittura anziché l'ultimo tiro c'è un appoggio e finisce così il primo tempo con il Amatori, Pasca e Lodi avanti per 4-0, il gol di Verona dopo 4:50, il raddoppio di Malagoli su assi di Compagno dopo 9 minuti, poi un rovescio dello stesso Compagno al 12esimo e al 18esimo, Juan Parisa, il Lodi in totale dominio di questa partita. A risentirci tra poco per il secondo tempo. Thank you.
Vai a prendere due birrette prima che arriva, no, ma arrivano tutti.
Buonasera dal Pala Rovagnati, torniamo per il secondo tempo di Team Service Car Amatori Vasket Lodi. Siamo 4-0 per i giallorossi, 4-0 dopo un primo tempo di dominio assoluto da parte del Lodi. Com'è, presidente Brambilla, cosa deve fare il Monza per cercare di entrare in partita e cosa deve fare il Lodi per riportarsela a casa? Molto brevemente, Monza ci deve, in primis Monza deve cominciare a giocare, deve cominciare a crederci. Al momento abbiamo visto chi più chi meno soffrire la dinamicità agonistica del Lodi in questa prima frazione di partita. Lodi che è veramente dappertutto, proprio nella pausa notavamo la splendida condizione di un Francesco De Rinaldis, che normalmente era un po' considerato un po' il giocatore di cuore, ma tecnicamente un po' a più basso livello rispetto alla Goli che rido. Qui abbiamo visto un De Rinaldis incredibilmente a tutta pista e un Monza che invece arranca alla disperata. Abbiamo visto Martinez e Ollier che non si trovano, non si cercano, non c'è, il Lodi riesce a bloccare tutte le trame dei giocatori del Team Service Car. Bisogna crederci innanzitutto e poi ricominciare a giocare, cominciare a provare di mettere dentro la palla. E intanto, perché poi quando piove grandina, il Breganzi è avanti con il Trissino, lo Scandiano è avanti 2-0 sul Forte dei Marmi, Viareggio sta 3-1 su Sarzana, quelle dietro stanno vincendo tutte, il Monza, no, Paul Francia, porta vuota, Nadini, e si salva il Lodi, 17 secondi e il Monza è andato vicinissimo al gol dell'1-4 con Paul Franci, cerca subito di trovare l'assalto verso la porta di Valentin Grimaldo. Valentin Grimaldo praticamente perfetto, come Verona, come compagno, come Cherido, come Farizza, come tutto il Lodi nel primo tempo. Il Lodi anche adesso, il passaggio invece viene intercettato con Marco Ye, che lascia Paul Franci in tuffo, Juan Farizza va a contrastare Oye, in tuffo Grimalt con Malagoli che deve uscire, Grimalt va ai suoi, Nadini che deve vedersela con un cliente più veloce di lui come Verona, che infatti una finta, poi apre troppo il piatto sul tiro di dritto e la sfera si perde a lato, mezzo movimento, già si era liberato del difensore, attenzione ancora Ale Verona, eccolo qua il dritto di Alessandro Verona che prende in pieno la coscia di Malagoli con Paul Franci che va a cercare Julian Martinez, che rido è un cliente difficile da assaltare, che rido Farizza, Verona e Malagoli, questo è il quintetto scelto da Resende, c'è Nadini titolare con Oye, Martinez e Paul Franci, la Veronica di Juan Martinez che si perde a lato con Nadini che va a lottare con Cherido e Verona, cosa ha deciso Parolin, una palla a due, qua davvero se ne ha lavato le mani, stile Ponzio Pilato, quello di Parolin, palla a due sulla quale vince le lunghe leve di Cherido e poi c'è il fallo di Nadini, 5 falli contro il Monza, 3 li ha commessi Davide Nadini nei pochi minuti in pista, vediamo un po' cosa ha detto. Non era un fallo di squadra, ok. Quindi il Lodi con Verona, ancora la parliamo sul suo bastone, ha tutto il tempo a disposizione il Lodi per la gestione del ritmo, i minuti più scorrono meglio è. Intanto Verona prova a liberare il rovescio, Marco Ieva a prendere rimbalzo con il Lodi che è già rientrato in sostanza, il Paul Franci, vediamo col blocco di Martinez, il Monza deve provare a partire da lontano con questa palla in verticale, ma con i bastoni di Cherido, Farizza e soprattutto Verona c'è poco da fare, una pallina di mezzo difficilmente passerà su un taglio con una difesa statica, vediamo Marco Ie carica la conclusione, si perde a lato, poi dietro il sacco di Valentin Grimalt, il Monza quantomeno in questi primi due minuti sta cercando di mettere un po' di coraggio. Sì, sta mettendo un po' più di pressione, però c'è sempre poca convinzione, guardate che mamma mia, grandissima azione, un palo di Farizza, il passaggio al volo di Malagoli, sì grandissimo, non c'è niente da dire, questa sera un Lodi altamente
altamente in gran spolvero, veramente altamente superiore al Monza. Praticamente di prima per tutta la pista, tocco al volo di Malagoli, no look, e il palo colpito dal Lodi, poi dall'altra parte con Farisa si salva il Monza. Ora stoppa la pallina male perché gli schizza via Paul Franci. L'Amatori è già pronto in assetto difensivo, praticamente al limite della perfezione. Ora Paul Franci riapre per Julian Martinez, sono in tre schiacciati contro la porta di Grimate, esce alto Verona a cercare la pallina, raddoppi continui, eccolo qua, qui Paul Franci la perde, poi la recupera, ma arriva Chiarido e le sue braccia sono comunque praticamente il doppio di quelle di Paul Franci. C'è anche un gap fisico evidente con Nadini, però è poco che se ne c'entra Nadini per Martinez, bravo Nadini, Martinez si gira, il gol di Julian Martinez, un gol bellissimo di Julian Martinez che ha stoppato, ha provato la Veronica, 21-47 alla fine, un gol un po' all'Aldo Belli, giusto per citare un lodigiano, 4-1 con la rete di Julian Martinez. Sì, un gol che ci voleva, serve anche a portare un po' di morale, un po' di convinzione. Se vogliamo, anche un po' sfortunato per quanto riguarda Grimaldo, che ha sentito la palla battere contro il palo e questa volta è rimbalzata sul suo gambale destro, appoggiato a terra, e poi non c'è stato niente da fare, la pallina è carambolata in porta. Dunque vediamo un po' di energia, anche se insomma il pubblico sta tranquillo. Oh, mamma mia, questo appoggio di Chiarido, il Lodi nel primo mini break di difficoltà. Vediamo come ne uscirà la squadra, due volte campione d'Italia, le ultime due finali vinte. Eccolo qua Martinez che recupera la pallina, serve Marcoglie, il 4-2, attenzione al palo Romagnati, ha messo tutto in piedi. Quando vi dicevo che Julian Martinez è un tipo alla Franco Platero, vecchia maniera, eccolo qua, ruba palla per Marcoglie, il catalano di Reus l'ha messa sotto l'incrocio, e forse anche il pubblico di Monza si sta svegliando, mancano 21-21 alla fine, per terra c'è credo che sia Verona. Tra l'altro c'è stato un contrasto abbastanza pesante tra Martinez e non ho capito se era Farizza o Chiarido, poi dietro porta Verona non sono in grado di dire cosa sia successo effettivamente, ma c'è Verona steso dietro porta, un colpo alla testa, vediamo che si tiene il collo, la parte destra del collo, e ora il medico del Lodi sta verificando le condizioni della comunque di solito, cioè, se qualcuno avesse dato un colpo, a parte che i giocatori del Monza generalmente sono corretti, tre cartellini blu in 13 partite lo testimoniano, però probabilmente se qualcuno avesse dato un colpo proibito ci sarebbe la rabbia di giocatori del Lodi, invece Verona purtroppo è per terra. Verona che vale il prezzo del biglietto questa sera, Presidente. Sì, è una splendida partita, una due squadre che si affrontano comunque a viso aperto, perché da un lato, se tecnicamente bisogna dire che c'è un Amatori Lodi che riesce a una gestione della pallina veramente incredibile, non hanno ancora, forse hanno mancato due palline anche a mezza altezza, rispetto a un Monza sicuramente tecnicamente meno preciso. Però è un Monza che dall'altra parte non ha mai smesso di fare il suo gioco, di fare la sua difesa, non si è chiuso a giocare alle solite maniere di alcune squadre che non lasciano speranza al gioco dell'hockey. Porta chiedo dietro il collo, l'applauso di tutto il palazzetto per un giocatore bello, pulito come il Tigre da Forte dei Marmi. Se c'è un ragazzo d'oro è veramente Alessandro Verona. E dunque deve uscire alle Verona, adesso magari verificheremo le condizioni di Verona al suo posto. Compagno, non è che entri uno che abbia fatto male, anzi un gol è un assist per Checo Compagno, quindi Chiarido Farizza, continua l'assetto con i due colossi giallorossi, con De Maragoli e Checo Compagno, poi Nadini, Paul Franci, Oye e Martinez, ora si libera con il fisico e con la tecnica l'ex capitano del Barcelos, ovvero Luis Chiarido, figlio d'arte, insomma, è stato anche un grande allenatore portoghese. Vediamo il blocco sul quale si schianta Paul Franci, il fallo è di Nadini, questa volta è il suo terzo fallo su 5, la partita si sta un po' incattivendo, e qua dopo
quel break su Verona dove c'è stato in realtà un time out non fiscato dagli arbitri con il giocatore delle panchine, ci si ferma ancora perché il time out lo chiama Nuno Resende che sta dicendo qualcosa a Malagoli, basta basta. Il compagno va a parlare con il minuto di time out, in sostanza se n'è appena andato richiamando Chierido e compagno. Ah ecco, sì, no, infatti in questo momento credo che Carmazzi abbia ribaltato il fallo di squadra. Parolini aveva fischiato un fallo di squadra a favore dell'Amatori Lodi, adesso Carmazzi ha fischiato il contrario. Infatti non mi spiegavo il motivo per cui Checco Compagno, io ho visto un incidente a tre tra Oie Nadini e mi sembra Farisa, sono andati per terra in tre, poi leggere lì chi teneva chi non teneva è sempre una questione di decimi di secondo. Infatti Carmazzi ha visto una cosa, Parolini ha visto l'altra. Comanda Carmazzi che è capoarbitro. Sì, in effetti mi ero reso conto che ci doveva essere qualcosa che non andava perché Parolini aveva fischiato. Sì, infatti adesso arriva a 7 falli, sì, l'Amatori Lodi. Siamo passati da 6 falli a 5 a 7 falli contro 4. Il numero 10 sulla casellina dei falli si avvicina, è ancora 2 da spendere prima di un altro tiro diretto, ma attenzione perché Grimalt questa sera ha dimostrato di parare praticamente quasi tutto, ha preso 2 gol e direi che il Monza meglio non poteva rientrare in pista con questa sfera che adesso viene in sostanza lisciata da 2 giocatori. C'è un taglio di Martinez, uno Luke e anche Marco Ie, è decisamente entrato in partita, ora prova di potenza Davide Nadini, il ragazzo modenese, le ultime stagioni lui cresciuto nell'UVP, quello di Gavioli e Barbieri che tanto ha vinto a livello giovanile. E lui che lo scorso anno ha giocato una stagione a Correggio con Paul Franci sulla destra, guardato a vista da Malagoli, vediamo Paul Franci trova il pattino di Malagoli, poi Malagoli se ne va, un altro modenese, Malagoli cerca il rovescio, viene guardato a vista da Nadini, vediamo Chierido che non tira ma si parte giocando in sostanza con Checco Compagno in possesso di sfera e il Lodi ora cerca di trovare il ritmo giusto. 4-2 per l'Amatori Lodi quando mancano però 19:47, eravamo 4-0 due minuti fa con le reti da parte di Martinez e di Marco Ie su assist di Martinez. Ora Luis Chierido con l'Amatori che ha 10 secondi prima di poter andare il tiro, non è mai successo questa sera che una squadra giungesse a 45 secondi. Vediamo Farisa, si libera i popolaggi, Farisa l'incontrazione destra, Farisa porta vuota Zampoli con la schiena, Zampoli con la parte dietro del guantone si è sdraiato con il cuore Stefano Zampoli a togliere questo slalom di Farisa, che in realtà ha fatto tutto bene ma ha sbagliato completamente l'occasione, perché queste palline si sa bisogna alzate, non tirate da sotterra o a due spalle da terra. Questo è un classico che ti insegnano, il portiere non ci può arrivare mai. Cristiano Nadini che in sostanza non ha ancora tirato in porta, vediamo Marco Ie davanti a lui che è co compagno, sono due mancini che si sfidano, uno nato a Breganze, l'altro nato a Reus e ha giocato tante stagioni per la casacca Reus. Ora Martinez cinca la pallina che era rimasta lì. Occhio perché Paul Franci, il Monza può rientrare in partita. Paul Franci c'è una picadigna come a Montreux. Oie, la sfera resta lì, rimpalli questa volta solo per il Monza con Oie, la mette dentro Paul Franci, libera e c'è il contropiede di compagno, questa volta c'è Nadini, compagno punta Nadini, i due giocatori nazionali, Zampoli con un colpo di regno in guanto sinistro. E questa volta il Monza sembra essere entrato in partita anche con il proprio portiere. Una faccia che non si era ancora vista, quella di Davide Nadini, quella di Oie, quella di Paul Franci, quella di William Martinez. Questo è il Quinteto che sta facendo meglio. Parolini fischia, non ho capito cosa. Ha fischiato un fallo correttamente Marco Oie, perché dopo che ha fischiato ha portato via la pallina. Ah ok, ecco, quindi con le squadra banale ma da regolamento ci sta tutto. Con William Martinez va a cercare compagno e la ruba Martinez, Paul Franci, Oie sul rovescio, Oie, Paul Franci, un pattino di Chierido o di Verona che è rientrato in pista, per fortuna rivediamo Ale Verona, un tocco di pattino ancora di Chierido in area, non fischiano gli arbitri e fanno bene perché sono entrambi involontari, era di schiena Chierido, ma infatti non ha protestato nessuno del Monza. Nadini la prende lui, Nadini, Malagoli si lamenta ma Nadini tiene la palla sul bastone, ancora Nadini, Malagoli esce con l'aiuto di Chierido. La partita adesso è molto più bella perché il Monza è entrato in partita e 17:30, attenzione perché se la squadra di casa dovesse trovare una
l'altro gol, allora tutto cambierebbe. Un Lodi che era praticamente dominava questo primo tempo. Marco Ie, Julian Martinez è stato vicinissimo al gol del Monza in un paio di circostanze, comunque è stato più pericoloso nei primi 5 minuti di questo secondo tempo, di primi 7 minuti di questo secondo tempo, che in tutta la prima frazione di gioco. 17-10 alla fine, Alessandro Veloce cerca il break, puntando Paul Franci con vediamo Chirido davanti a lui, Marco Ie. Ora Ale Verona punta col Franci, Verona scambia con Malagoli, ma c'è ancora Martinez che ruba anche questa. Martinez, arriva bravissimo Verona, e poi sulla chiusura Paul Franci è lesto ad andare a toccare la pallina e a rubare il tempo ad Alessandro Verona. Ma la sfera che esce di poco, Malagoli ora con Checo Compagno davanti a lui, Paul Franci, attenzione c'è movimento, ho visto Farita alzarsi di fianco a Resende e Zucchetti, di fianco a Cola Maria, potrebbe esserci un cambio, mentre Nadini va a puntare Malagoli, legge bene la situazione perché recupera lo scambio di Compagno, la salsata di Nadini, la sfera che esce di poco, Martinez recupera anche questa, ne ha recuperata almeno 5 nell'ultimo minuto, Paul Franci, Martinez, Chirido e poi tutti ad una mano, sia Chirido che Nadini. Con Marco Ie che va a rimettere in gioco i suoi, vediamo Ie che punta Verona, ma che 30 secondi alla fine dell'azione, c'è il taglio di Martinez, questo è un classico del Monza col taglio laterale, vediamo Martinez che scambierà con Nadini, con Paul Franci che va a lottare, a sportellate lui che peserà non più di 60 kg, con Verona la manacciata, smanacciata di Valentin Grimalt, con Ie che riparte ancora al Monza, questa volta il Monza è ripartito molto bene in questo secondo tempo, eccolo qua Alessandro Verona, il tempo, ma è Paul Franci, vediamo Nadini, la palla esce di un niente, clamorosa palla gol per il Monza, con Nadini esce di un centimetro, il Lodi adesso è in difficoltà. Sì, adesso ha subito chiamato Nadini, un cambio velocissimo per Zucchetti che entra in questo momento prima che l'arbitro fischi inizio della palla 2. Situazioni che cambiano però una partita che si è accesa tutto ad un tratto, un Monza che se continua così comunque può rendere questa partita una grandissima partita. Adesso vediamo una sassata di Chirido, adesso Malagoli si porta a spasso Marco Ie, poi serve Compagno curato dal centropista da Zucchetti, fino in fondo la palla verso Chirido, costantemente seguito da Martinez. Adesso vediamo Verona entra, taglia come un burro tutto il centropista, però fa buona guardia in fondo Zucchetti. Adesso riparte Martinez e poi Paul Franci che va nell'angolo e scambia a due con Marco Ielu, slalom, sembrava Max Blardone su quello slalom per non scomodare Alberto Tomba alle Verona che è stato di tre come birilli. Ora Zucchetti, Martinez, Oie, Paul Franci va a lamentarsi, Paul Franci con Parolin senza guardare la pallina, attenzione a Checo che riparte, Paul Franci l'ha perso un secondo ma non puoi perdere uno come compagno lì, e allora arriva Zucchetti che recupera, vediamo Matteo Zucchetti in progressione a lunghe leve ma è veloce, scarica per Paul Franci, la piccadiglia di Paul Franci, eccolo qua, voilà il numero di casa, Paul Franci Jimenez sta prendendo fiducia, dice che secondo i tempi sono quelli, va per terra Paul Franci, Parolin dice che è una palla 2 perché la sfera resta sotto, eccolo lì Paul Franci Jimenez, questi sono i numeri di casa, li ha fatti vedere a Montreux, se riuscite andate a vedervi un gol sulla pagina Facebook del Monza, un gol strepitoso, innalza e schiaccia, attenzione però Chirido, eccolo qua Paul Franci che recupera, ha perso tantissime palle Lodi, le ha recuperate tantissime in Monza, Marco Ie non trova nessuno su quale scaricare pallina, fa buona guardia Chirido, Martinez sta a due passi con il pattino mentre si dispera il presidente Brambilla con Ale Verona che era andato a chiudere anche questa, Lodi adesso è in difficoltà. Mai dire così del Lodi, in realtà fino adesso è stata una grandissima partita. Mi domando ancora come abbia fatto quella palla a attraversare i gambali di Vale Grimaldo. Adesso grandissimo Zampoli interrompe questo momento, Farita non riesce a superarlo, da solo dimenticato in area, Zampoli ci mette tutto se stesso e la palla rimane lì sotto il suo corpo. L'ha presa col bastone, il guanto e un pezzo di gambale, si è girato due resente, ha fatto una faccia, non ho capito se ha detto un mamma cosa ha preso, un mamma cosa ha sbagliato, se ce l'avesse con il suo attaccante, col portiere del Monza, il buon Nuno Resende.
domani al caffè glielo chiederemo. Matisse va a attaccare Parisa con il compagno che punta Marco Ie, va sulla sinistra, che ovviamente è il lato migliore per il Mancino di Breganze. Arriva Martinez come un toro, che però ha un ginocchio per terra, è giusto così da regolamento il fallo di Martinez. Parolin dice no, è palla all'angolo, 7 i falli contro il Lodi, 5 i falli contro il Monza, con Verona, Querido, Farisa e compagno. Questo è il quartetto davanti a Grimalt, dall'altra parte Zucchetti, Martinez, Paul Francioni, ovvero il quintetto titolare, con Zampoli che ha appena compiuto un miracolo, che sta tenendo a galla il Monza. Ma il Monza ha bisogno dei miracoli del proprio portiere, che questa stagione ne ha fatti veramente veramente tanti. Compagni alza e schiaccia, lo conosce molto bene Zampoli, perché hanno giocato un paio di mondiali insieme Zampoli, e anche un europeo giovanile Zampoli, e che è il compagno. Così come Paul Franci ora va via dietro porta, c'è Zucchetti in mezzo all'area, vanno a scambiare Martinez e Paul Franci, c'è Zucchetti che ora si propone abbastanza fresco, Zucchetti, perché ha giocato solamente una decina di minuti nel primo tempo, con Paul Franci, un tiro abbastanza forte per lui che non ha una grande potenza, entra molto bene Zucchetti, però con la spalla colpisce il volto di Juan Parisa, che io credo che abbia preso la spalla muscolosa di Zucchetti, che ha un bigibile, due spalle che sono d'acciaio. Il poverino si è schiantato con la faccia contro il muscolo di Zucchetti, probabilmente ha preso anche l'omero, e quindi è chiaro che la botta è forte, ma l'intervento di Zucchetti era pulito sulla palla. No, sicuramente nel contrasto ha preso una gran testata sulla spalla di Zucchetti. Però non lo considero un fallo. Infatti Carmazzi è venuto subito a zittire la panchina del Lodi, che era straripante di critiche. E quindi si ricomincia così, con un compagno a centropista a passare a... Il Lodi chiede a 12-15 dalla fine... perde palla e Marco Ie va a ripostare, deve trovare un gol per dar vita alle sue speranze. Il team service car deve gestire anche un po' meglio, cercare di non perdere palline importanti. L'amatore Lodi, ora Giulia Martinez scarica in angolo, ma la sua finta ha davvero... Ora vediamo Verona che parte da solo e recupera pallina e cerca di saltare Zucchetti, deve rientrare, serve con Campagno che aprirà per Querido, eccolo qui. Su di lui c'è il piccolo Paul Franci, c'è il blocco di Farisa che è irregolare perché mette le mani avanti col bastone, deve stare anche attento a non protestare, perché Carmazzi non è uno con quale ci puoi tranquillamente fare due chiacchiere, il regolamento nemmeno lo consente. Ora è Zucchetti, Julia Martinez, Zucchetti sulla destra con il Monza che trova tutto sulla linea di metà pista. Vediamo Zucchetti per Martinez, lo scambio a due, adesso non c'è nessuno sulla metà pista, ma taglia in area Paul Franci, esce ora Marco Ie, 11-25 alla fine, che l'hockey è una vita, è bravo ancora compagno a recuperare pallina, vediamo lo sprint di Paul Franci che recupera compagno perché è veloce, il compagno non può tenere la pallina, bene rientro difensivo, male l'appoggio di Martinez, bene rientro difensivo di Paul Franci e poi compagno con una magia per Farisa che da quella parte non tira. Sbaglia tutto anche Verona, male il controllo di Farisa, Martinez, il tiro è fuori di due spanne, ancora compagno da sinistra, è sempre quello il suo lato, di fronte davanti a sé un altro mancino che è Marco Ie, ma ora il Monza, questo è il gioco del Monza, con Paul Franci che recupera pallina, salta in velocità Farisa, mamma, Alessandro Verona che va in mezzo a Ie, a Zucchetti, e poi recupera Zucchetti, la palla a due, Verona ride e dice vabbè, ma questo potevi darmelo. Vediamo Zucchetti, era uno mezzo a due, ma non è fallo perché erano in lotta a tre. Non lo so, in questo caso forse il tocco con la spalla di mestiere. Sì, c'è stato un tocco da parte di un sandwich, Verona era lì in mezzo. A me sembravano tre cavalli sulla linea del traguardo, se voleva il photo finish ci poteva stare anche un fallo, ma probabilmente ha, diciamo, tra virgolette, premiato la superiorità dei due giallorossi, dei due monzesi. Fatto sta che però il Monza adesso con compagno Paul Franci, il compagno deve saltare Paul Franci è sempre un brutto cliente, il compagno gioca sempre a sinistra, Paul Franci lo sa, ma adesso sta prendendo anche le misure, e poi la balaustra rischiava di andare in porta con Zampoli, che recupera però l'aspera. Ora vediamo Paul Franci, molto bravo Querido a recuperare palla,
e sul contrasto con la sfera che esce, 9 e 44 alla fine, il Monza ha queste ultime speranze. Vediamo, qua c'è il fallo di Carido su Paul Franci, poi Paul Franci recupera palla, Martinez! Non ho capito dove è finita quella sfera, Paul Franci! E poi Grimaldi, e poi Zucchetti, mischia! Furibonda con Grimaldi che si salva, e si salva l'Amatori Lodi dal possibile 4-3, dà un po' di energia, prova il pubblico di casa a farsi sentire dopo 35, la sceneggiata di Luis Querido che sul contatto è saltato per aria, non se la sentono di ammonire il giallo-rosso con ancora questa volta Verona che si libera di nuovo, Verona, arriva Zucchetti, Verona, è la sfera che esce, è immarcabile Alessandro Verona, vero da solo, vale il prezzo del biglietto, prova Marco Ia, prova adesso il Monza a ripartire con Paul Franci, sta spingendo, però ha trovato convinzione in questo secondo tempo il Monza, Zucchetti, Martinez, c'è la Paul Franci, viene subito guardato da due colossi come Querido e Farizza che recuperano pallina, questa prova un Luke, troppo difficile questa volta Verona, Marco Ie, le sue finte, l'apertura sul lato debole per Zucchetti, lo scambio con Marco Ie che a centropista tira e parte il suo tiro sui bastoni di uno come Luis Querido, poi addomestica la sfera e va a servire Paul Franci che entra nell'area giallorossa e tutti e quattro i giocatori dell'Odi erano lì, attenzione, una verticalità di Zucchetti per Marco Ie, ma con Querido che fa buona guardia e quella parte giocare da fermi contro l'Odi è praticamente quasi impossibile, ora Martinez, e infatti Oie non ci ha creduto. Sì, non ci ha creduto, però in questo momento noto un Monza che ha ritrovato un po' la fiducia, se non altro. E anche adesso Martinez e Oie si cercano un po' di più. Anche adesso, gran tiro di Oie. Grimaldi respinge, ma la palla è ancora del team service car. Lancia una palla a mezz'aria in porta, la manca Paul Franci, la manca anche Giulia Martinez. Attenzione Martinez in area, arriva a chiudere molto bene Luis Querido che è un difensore di quelli di comprovata esperienza, il palo è di Zucchetti con il time out chiesto da Cola Maria, qua Querido va con la testa sulla faccia di Zucchetti, sono brutte, blu per Zucchetti. Non ho capito perché non stavo guardando lì, stavo guardando il tavolo per vedere di chi era il time out. E mentre guardavo di chi era il time out, ho visto una testa di Querido appoggiarsi alla faccia di Zucchetti che è un gesto orribile, il blu l'ho visto per Zucchetti. Non ho capito se ha buttato fuori anche il giocatore dell'Odi. Di squadra, quindi credo che ci sia l'espulsione per Zucchetti, 3 contro 3 dice Malagoli, quindi è blu anche a Querido, tutte e due con il blu, Zucchetti con il blu e credo anche Querido, c'è Rosende che si arrabbia con Carmazzi, non c'è limpidezza in questa chiarezza, in questa decisione arbitrale, ma davanti fianco a lui c'è anche Gianni Casati, ex arbitro, fa fatica anche lui a capire cosa è successo, scusa 7-27, una partita che è scivolata via con una tranquillità assoluta per praticamente 42 minuti e mezzo e poi serve un momento di nervosismo. Querido è fuori, io credo espulso anche lui. Doppio blu. Chiedo a Gianni Casati, che è di fianco a noi con il presidente Brambilla. Riusciamo veramente a capire, c'è col Ciago che parla con Simone Brambilla al tavolo. C'è Farizza seduto e ci sarà anche Zucchetti seduto. Zucchetti è in panchina, quindi il blu è a Farizza. Ok, io chiedo veramente scusa perché nel momento del fatto stavo guardando la colonnina di time out, tra l'altro coperta dal secondo arbitro per capire di chi fosse il time out chiesto, è successo un parapiglia, il blu è per Farizza, io ho visto un blu anche a Zucchetti però non riusciamo davvero a capire, ma Zucchetti è saluto in panchina, e quindi il blu è per Juan Farizza, il perché lo vedremo al replay domani, 7-27, non riusciamo a capire cosa sia successo in questo frangente, so solo che
Monza ha un power play con una punizione a favore del Lodi, 6 falli contro il Lodi, 8 contro il Lodi, 6 contro il Monza, quindi ancora un fallo e poi a quello successivo potrebbe andare a tirare, ma vediamo, a un ginocchio per terra Maradoli che controlla e segna, il gol è... Ha preso la palla col ginocchio per terra, da regolamento è da annullare, quella di Maradoli. Giustamente 3 contro 4 esulta. Mirandelli va a dire come no, aveva il ginocchio per terra Maradoli. Il gol è da regolamento da annullare. Svista colossale di Tarmazzi e Parolin. Di Parolin. Se c'è un regolamento e l'uomo è davanti a te, ma il ginocchio per terra Maradoli evidentemente. Bambina dice di sì, dice di sì anche di fianco. E quindi il gol del 5-2 dell'Odi in inferiorità numerica. Io trovo il gol di Maradoli, a nostro avviso irregolare, perché quando ha preso palla aveva un ginocchio per terra e dunque, però per gli arbitri va tutto bene, dunque in inferiorità numerica c'è il power play per il Monza e dunque l'Amatori passa a condurre sul 5-2. Poco chiara l'occasione dell'espulsione, poco chiara quello del gol, ha deciso di non fischiare niente e quindi ora il Monza che gioca 4 contro 3 a 6 contro 4 e 42 alla fine, il tiro sul quale arriva Grimalte che poi spazza fuori e il povero Brambilla sta per rimetterci la testa con Grimalte, butta fuori pallina, la partita si è innervosita parecchio purtroppo, la gara che non sembrava invece nervosa. Dunque 6:34 alla fine. Il Franci Galimberti, ora Maradoli che intercetta anche questa. Salta in mezzo a 4, bravissimo, andrà Maradoli a tenere palla con Ale Verona. E sì, si vanno a lottare con Martinez. E Maradoli, questa volta il nervosismo c'è, Ale Verona, un altro break, Verona che non riesce a chiudere, il Monza che ha un po' perso la testa dopo l'espulsione e dopo il gol subito da Maradoli, Galimberti con Grimalte che va a chiudere molto bene ed è Maradoli che va a tenere palla verso Verona, deve uscire entro 8 secondi, lo fa adesso con Oie e compagno, Oie che ha la sfera sul bastone, lotta compagno ma rientra in maniera saccente, ora Marco Oie che scarica per Galimberti, c'è Verona avanti a lui, eccolo il triangolo difensivo del Lodi, Galimberti che butta via pallina sul bastone di un Maradoli indemoniato, al di là delle regolarità dell'inizio del suo gesto, il gol è stato veramente bello. Mentre arriva Perido da dietro, è finita là, rientrano in parità numerica. Il palo poi di Verona. Con Paul Franci, Galimberti, Martinez, la sfera che esce di un soffio a 5 dalla fine, sul 5-2. Lodi è veramente da grande squadra in 3 contro 4. Messo la parola a fine. La partita con Marco Ie a sassata che prende il pieno compagno e ora Marco Ie che va a recuperare col Franci, va a lottare sul compagno, ma Lodi che ha giocato dopo un grande primo tempo anche una grande seconda parte di secondo tempo del Monza che è riuscito a tenere testa a Lodi solamente per diciamo, i primi 15 minuti di questo secondo tempo, ora Galimberti che cerca Paul Franci non c'è perché la fa sportellate con Maradoli e vediamo Paul Franci che va a raddoppiare, usa un pattinaggio alle Verona stupendo, ora 4-17 Lodi che è tornato ad essere padrone della partita con Checco compagno che salta, finta di Terrido, palla che va in angolo, Paul Franci che subisce fallo da parte di Maradoli, Maradoli che va a protestare e ha 9 falli in Lodi, prova Martinez ora a girare dietro porta con Terrido, apre per Marco Ie, vediamo che invece il contropiede è Verona, Terrido Verona, c'è Nadini
va a cacciare palla all'ex Forte Marmino, alle Verona, poi Balagoli di rincorsa e il Lodi con Francesco Compagno che può gestire la Moccherino, va a puntare uno che ha un gran tonnellaggio come Davide Nadini, poggio centrale per Balagoli, buonissima la sua partita, adesso Compagno che se ne va sulla destra, Compagno, Zampoli bravissimo a saltare la parata di Zampoli è perfetta in tuffo con Marco Ie, 3 e 16 l'amatore Lodi che ha in mano questa partita con il lancio per Cacco Compagno, il gancio Compagno, Zampoli che gli prende anche questa, sarà sicuramente schermo, ma il Compagno va a prendere la ribattuta, la mette in mezzo con un passaggio meraviglioso sul quale Alessandro Verona scrive game 7 match 6-2 per l'amatore Lodi e il giallorossi fanno loro l'ottavo derby su 9 alla fine. Presidente Bambila, un commento possiamo farlo a 180 secondi alla fine perché Lodi ha meritato di vincere questa partita. Sì, un Lodi che forse solo nell'inizio del secondo tempo ha dato un po' di segno di stanchezza, adesso un mostro un po' sprecone se vogliamo, e in questo momento questo gol di Verona bellissimo, al solito Verona a mezza altezza e non sbaglia mai, però è un Lodi che non ha mai messo in discussione questo risultato e adesso diventa veramente difficile provare a centrare questa Final 8 della Coppa Italia, perché dobbiamo andare a vincere sulla pista di Sarzana e poi portare a casa un risultato ottimo nella partita del 27-28 dicembre qui così al Pala Rovagnati di Biasson. Sì, anche perché i risultati peggio di così non potevano andare in casa monzese, ovvero il Breganze è sotto 4-1 a Trissino, lo Scandiano batte il Forte 5-2, neanche delle favole se ce l'avessero raccontata. Il Viareggio avanti 4-1 su Sarzana, Colonica Valdagno 6-1, con questi risultati contiene perché avanti in questo pareggio, insomma per l'ultimo posto con il Sandrigotto a 3, diciamo che il Monza dovrebbe fare per forza 6 punti a Sarzino, a Sarzana e in casa con le Breganze negli ultimi 100 minuti della giornata andata. Insomma, c'è da dire una cosa, Presidente, poi facciamo i bilanci, anche se sono trascorse 13 partite dall'inizio della stagione, più o meno la metà, anzi quasi la metà. Era una squadra che doveva partire per salvarsi, è lì al sesto posto, stasera scenderà all'ottavo probabilmente con ampissimo margine sul fondo in Coppa dei Campioni, manca una vittoria e mezza per arrivare ai quarti di finale. Se fai un bilancio a inizio dicembre direi che tiri un sorriso grande. Quello certamente è un Monza che ha dato ampi margini di crescita, ha dato delle grandissime soddisfazioni. È ovvio che è un Monza che in questo momento appare anche un po' stanco, magari non perfettamente in linea con la squadra che siamo stati abituati a vedere, per esempio nelle tre partite tra Vercelli, Noia, e probabilmente è un Monza che deve ancora maturare e portare avanti un suo gioco. Certo che stiamo parlando di una partita persa con Viareggio la scorsa settimana agli ultimi 100 secondi, un gol che vogliamo poteva essere anche considerato un po' fortuito, però qui insomma stiamo parlando della squadra campione d'Italia. È bellissimo pensare di poterla battere qualche volta, però è ovvio, tecnicamente siamo su due pianeti differenti in questo momento. Due pianeti differenti tra Lodi e Monza, e pensare che c'era una sola vittoria di differenza tra le due squadre, ovvero Lodi prima di questa aveva vinte 6 e Monza 5 in campionato, ma con un Grimalt mostruoso, perché mentre parlava il presidente Brambilla, Valentino Grimalt ha dovuto togliere due palline, permettetemi, da campione del mondo, qual è, con l'Albiceleste. Ora il Lodi che gesterà questi ultimi 66 secondi avanti per 6-2 i
4 gol del primo tempo sono stati confermati, 4 gol del primo tempo, 4 gol nel secondo, con gli ultimi secondi, 32.6 dalla fine. Secondi alla fine con il rovescio di Davide Nadini e Paul Franzi, la metterò di avanti 6-2, meritatamente 4-0 il primo tempo. Ora Luis Querido apre per un super malagoli, in sostanza sul 4-2 con l'uomo in più per il Monza, la chiusa lui. Ora Marco Ie e la sassata di Martinez che era all'incrocio, la parata di Valentin Grimalt a 2 secondi dalla fine, che va a togliere la sfera dall'incrocio dei pali e sancisce così il 6-2, con il quale l'amatore Vascellodi chiude questa gara imponentesi sul team Service Card. Dunque il derby, un derby nato nel 1961 tra queste due società nuove. Finisce il derby numero 9 di queste due società, finisce ancora una volta per la settima volta consecutiva, lo vince ancora l'amatore Lodi, dunque 8 vittorie e una sconfitta, 7 sono tutte quelle consecutive dal Palano Vagnanti. È tutto con l'amatore Vasco Lodi che si impone su T-Service Task per 6-2. Thank you.